Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Me l'avete chiesto in alcuni sui vari social che cosa sta succedendo qui in Germania per quanto riguarda il coronavirus e cosa sto facendo io. Prima rispondo a quest'ultima domanda e poi passiamo a quella che è la situazione in Germania. Appunto, sfrutto questo video appunto per rispondere in maniera univoca, almeno per quanto riguarda questo momento, a quelli appunto che mi hanno chiesto e che avranno la curiosità di capire che cosa sta succedendo. Allora, in questo momento io non sto lavorando. La gelateria è stata chiusa il 19 marzo, nel pomeriggio ci hanno detto si chiude e abbiamo sostanzialmente ripulito tutto, quasi come se fosse fine stagione, e saremo chiusi almeno fino al 19 aprile, poi non si sa. Non posso ovviamente fare smart working, quindi lavorare da casa, quindi rientro nei casi di Kurzarbeit, che sarebbe una sorta di cassa integrazione, se possiamo chiamarla così, in cui mi viene comunque riconosciuto il 60% dello stipendio, anche se sono a casa a fare sostanzialmente nulla. Questa è la mia situazione attuale. Potrei anche tornare in Italia, ma al momento non mi conviene perché la situazione in Italia è decisamente peggiore rispetto a quello all'aria che si respira quassù. Soprattutto non vorrei pesare su un sistema sanitario già particolarmente provato. Passando a quella che è la situazione generale un pochino in Germania, vi posso dire che quassù si è passati dal menefreghismo sostanzialmente, perché tutti, avendo anche contatto con il pubblico qui, tutti dicevano sì, va tutto bene. Stavano comunque già svuotando completamente gli scaffali di pasta, farina e soprattutto anche carta igienica. Tra l'altro penso che sia comunque davvero interessante vedere come reagisce la gente nel fare la spesa, per cui aspettatevi prossimamente un video dal supermercato, nel caso iscrivetevi se siete interessati così non ve lo perdete. In generale quassù siamo abbastanza indietro, circa 2 settimane, forse anche di più rispetto all'Italia, quella che è la situazione in Italia. Più che altro non ci sono state contromisure preventive efficaci in Germania. Perché la Germania, se non lo sapete, è uno stato federale, ogni land, quindi ogni regione, ha un suo governo e soprattutto quassù ogni provincia, ogni comune hanno deciso autonomamente per quanto riguarda le misure restrittive. Considerate che all'interno della stessa provincia, quando è stata chiusa la nostra gelateria, quella del paese in parte rimaneva aperta abbastanza tranquillamente. È mancata quindi, almeno per quanto riguarda il mio pensiero, una direttiva generale che mettesse dei paletti e dei limiti in tutta la Germania. Questo nonostante la Merkel abbia definito questa crisi la più grande a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Qui in ogni caso la percezione al momento non è quella di una vera e propria emergenza, è quello di cui vi parlavo prima. I negozi non essenziali sono stati chiusi, alcuni hanno chiuso anche in maniera autonoma prima di decreti o direttive di regioni, comuni o province, ma considerate che comunque sia, io sono ancora libera di farmi una passeggiata fuori quando c'è bel tempo. Se questo video di aggiornamento vi è piaciuto, lasciate un bel like. Torneranno anche video più leggeri, che sono comunque per me un modo per passare il tempo, per cui iscrivetevi al canale e magari attivate anche la campanella in maniera tale da non perdervi appunto i prossimi video. Se avete qualche domanda da farmi o volete fare qualche precisazione, eccetera, lasciate un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure in quarantena. Noi ci vediamo al prossimo video, la prossima settimana, e solo per questo video, spero, vi saluto con Alles wird gut, che significa andrà tutto bene.